Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, io sono RT1936 Gio. Oggi andremo a parlare dell'Italia che abbatte, distrugge, schiaccia la Turchia con un risultato finale di 3-0. Dobbiamo dire che è stata una super partita, niente da dire, veramente bravi ragazzi tantissimi, tantissimo. Ma adesso dovremo parlare un po' delle azioni del match. Per esempio dell'infortunio di Spinazzola, oppure cioè voglio dire l'infortunio di Florenzi, oppure l'autogol di Demiral, oppure le tante azioni che ci sono state nel primo tempo. Adesso andiamo un po' per ordine. L'Italia nel primo tempo fa tantissime azioni senza mai riuscire a mettere in porta il pallone, questa è la verità. Però nel secondo tempo è tutta un'altra storia. Mi sembra al 47esimo al 47esimo c'è l'autogol di Demiral, giocatore attuale della Juventus, come dico. Compagno di squadra di Giorgio Cellini e di altri giocatori della Juventus, si fa autogol. Tiro cross di Berardi, basso. Per sbaglio Demiral si ritrova con il pallone, scivola a terra e si va autogol facendo entrare il pallone in porta, eppure lui. Nel secondo gol la maggior parte è merito di Spinazzola, che dove il cross al centro c'è Spinazzola che tira la parata ma non blocca il portiere turco, quindi sul ribattuto da Ciro Immobile di Piattone non può sbagliare per il 2-0. E poi il 3-0, ne vogliamo parlare, signori. Un gol mitico di Lorenzo il Magnifico, Ciro Immobile, Ciruzzo e Lollo Insigne sono stati i due giocatori del Pescara magnifici. Ma tuttora in nazionale ci sono queste giocate. Lollo Insigne fa il suo solito, quindi il tiro a giro, un gol incredibile. Quello è stato l'ultimo gol del match, dopo finisce la partita 3-0 per l'Italia. Adesso veramente non so che dirvi. Guardate, qua sotto nei commenti scrivete quale squadra secondo voi vincerà questo Europeo 2000, Euro 2020. Eh sì, perché il nome non è stato cambiato. Niente da dire. Ciao. Adesso vi faccio salutare mio fratello Nicolas. Ed eccolo qua. E ciao! Ciao! E signori da RT1936 Gio è tutto. Ci vediamo alla prossima. E mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like sempre per questo europeo. Forza Italia! Ciao! Sì!